Allora, buongiorno, grazie per essere intervenuti. Salutiamo le autorità, il sindaco di Avellino, il senatore Zecchino, che gentilmente hanno aderito a questa iniziativa promossa dal Collegio dei Geometri. Ci sarà stamane questa giornata di studi sulla rete GPS, un sistema chiaramente di carattere tecnico e innovativo che consente anche, come conferma la partecipazione dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia, un importantissimo strumento anche per verificare quello che è lo stato dei territori, per prevenire le frane, terremoti. Quindi, insomma, un aspetto molto tecnico e complesso del quale parleremo questa mattina. Prima di iniziare una introduzione del Presidente del Collegio dei Geometri, Antonio Santosotto, che ci illustrerà appunto come si svolgerà questa giornata di studio. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, grazie per la partecipazione. Il mio è un intervento solamente introduttivo, per salutare e ringraziare i partecipanti, in particolar modo il moderatore di questa giornata che ha accettato l'invito, il dottor Pierluigi Merillo. Il senatore Zecchino che da subito ha voluto essere presente a questa manifestazione e ovviamente la Lega che insieme a noi ha collaborato a questa importante infrastruttura tecnica e agli NGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che anche lui da subito, appena ha visto la nostra intenzione di realizzare questa rete, ha voluto appunto essere compartecipe a questa cosa. La mia veramente è una grande soddisfazione oggi poter ringrazio anche il sindaco per la presenza qui che mostra il suo interesse verso questa problematica. E sono veramente orgoglioso di questa cosa perché l'abbiamo pensata qualche anno fa, ricordo, se non ricordo male, erano gli anni 2002, credo, quando io ero per la prima volta in consiglio e a presiedere il nostro consiglio era il compianto Enrico De Pandis, al quale penso vogliamo rivolgere un caloroso applauso, perché è stato lui che ha voluto fortemente questa infrastruttura da subito, l'ha voluta con molta forza. E noi poi con qualche difficoltà, vi devo dire, insomma, logistica, trovare i luoghi giusti per poter potenziare queste stazioni permanenti, ovviamente ci sono state. E un po' di, quindi siamo arrivati fino ad oggi a poterla inaugurare. Però dopo tanto lavoro la soddisfazione è veramente enorme, ma non solo per quanto riguarda noi tecnici, geometri e anche altri categorie possano rilevare oggi con più facilità il territorio e quindi essere più pronti sulla formazione, su questo nostro grande obiettivo, che è quello che ci prefiggiamo di essere sempre più pronti alle nuove sfide che ci attendono, senza nessun problema. E quindi questa è un'infrastruttura molto importante. Poi abbiamo colto, quando la stavamo realizzando, l'intervento degli NGV, il dottore Cecere, che mi chiamò e ha telefonato, dice: senti, ma voi state realizzando questa cosa, ma questa è una cosa importantissima, che noi vedremo di buon occhio se potremmo collaborare insieme a farlo, perché c'è un aspetto della protezione civile che è importantissimo, che a noi forse in quel momento ci sfuggiva anche, preso dal fatto che dovevamo fare i rilievi con più facilità, acquistare solo il rover, e allora questa parola tecnica significa solo un solo ricevitore, che ci può essere più di supporto e più agevole per fare la nostra ricerca. Quindi eravamo presi da questa cosa e ci sfuggiva forse il fatto della protezione civile, di questo che poteva servire, questi dati GPS, che monitoraggio continuo del territorio, possono significare essere più sicuri dal punto di vista del rischio sismico, idrogeologico, frane. Io avevo invitato, spero che ci raggiunga dopo, il consorzio di bonifica per le sue note, anche loro hanno questa strumentazione e potrebbero usufruire di questa rete, l'autocalore per le reti idriche e le reti fognarie e per tanti altri molteplici, oltre agli energetici. Sono a pieno titolo collaboratori di questa nostra iniziativa. Quindi,
veramente penso che questa struttura possa dare alla popolazione, il primo in particolar modo, ma tutta la popolazione, avere una nuova struttura da sfruttare per essere, come dire, un po' più tranquilli domani, studiando questi fenomeni che possono accadere. Infatti noi siamo proprio presi sentire dal vice del giornale di queste enormi frane e cose che stanno succedendo in questo periodo. Penso che se ci dotiamo di queste infrastrutture possiamo essere, come dire, un poco più sicuri, e sicuramente noi ginocchi lo vogliamo essere, protagonisti in questa, non solo in questa materia, anche in altre materie, ma specialmente in questa, veramente ci appartiene molto. Quindi questo era il saluto e ringraziamento ancora a tutti, alla Lega, ai relatori di oggi, al Consiglio Nazionale che ha voluto patrocinare questo evento, quindi che oggi sono presenti qui due consiglieri nazionali, il nostro già presidente e Silvia Pedosi, vi saluto molto calorosamente, e il diciamo Arturo Razza, che è veramente molto vicino a queste nostre iniziative e partecipa ogni momento di difficoltà, molte volte l'ho disturbato per i problemi del catasto, per i problemi della topografia in genere, e lui veramente, devo dire, è stato sempre molto molto vicino. Devo ringraziare oltretutto la Cassa di Previdenza e Assistenza Geometri, che ha voluto essere presente anche qui oggi con il consigliere nonché il presidente di Napoli Diego Buono. Dottore Selvaggi dell'INGV e il dottore Abate, con il quale abbiamo intrapreso questa grande iniziativa, abbiamo fatto dei tour infiniti nella provincia per trovare siti, per le telefonate immense in un... Come ringrazio il dottore Cesare per anche tutte le volte che l'ho disturbato. Ringrazio soprattutto tutti quanti voi per l'intervento e devo consentirmi di ringraziare il mio consiglio direttivo che mi ha supportato in questa fase per organizzare questa cosa, e nonché il personale di segreteria, molto molto sempre efficiente in questo. Quindi ringrazio tutti quanti voi e poi al limite ci sentiremo alla fine per le conclusioni. Grazie. Grazie Presidente, tanto molto, cambiando subito al cuore della questione, sottolineando appunto l'importanza dell'argomento di cui discuteremo stamane, che interessa chiaramente anche gli amministratori locali. Abbiamo qui il saluto dell'assessore provinciale Generoso Cusano, che ha indirizzato un messaggio al Presidente Santotosto, precedenti impegni gli impediscono di essere presente stamane, però l'assessore Cusano sottolinea appunto l'attenzione che l'ente provincia intende dare rispetto a questi argomenti, rispetto a questa iniziativa del Consiglio del Collegio di Geometri. Abbiamo il sindaco di Avellino, Giuseppe Galasso, e salutiamo e ringraziamo naturalmente per essere intervenuto, un breve intervento anche da parte del primo ministro. Solo poche parole per ringraziare innanzitutto voi che siete qui, chi ha organizzato appunto il saluto al Presidente Cecchini e al conferenziere di questa mattina. Un momento importante perché intanto si parla della tecnologia a servizio del controllo del territorio, così come è stato già detto nell'altro intervento, è importante per il controllo di tante situazioni, metamorfosi, evoluzioni del nostro pianeta, la vulcanologia, la sismologia, il controllo delle acque, prevenire fenomeni importanti come tsunami e quant'altro, ma anche altre indicazioni, altri impieghi. E ritengo che sia importante anche per la nostra realtà, perché noi nella evoluzione del piano strategico e anche del controllo del territorio stiamo chiaramente tenendo conto anche delle condizioni atomiche della nostra terra in fatto di sismologia, e quindi avere la possibilità di avere un supporto tecnologico così importante ci dà sicuramente la possibilità di agganciarci nella stesura di questo progetto a quanto viene oggi indicato. Credo che però il problema sia a 360 gradi rivolto a tutto il pianeta, tant'è che io ho visto nella presentazione del filmato anche un interessamento di tutto, di indicazioni di postazione su tutto il territorio terrestre. Quindi un discorso importante, impegnativo, fa piacere, perché è un'evoluzione che va a
al di là di quello che possa essere il controllo normale della protezione civile, e crea una sinergia mondiale su quelle che devono essere le prevenzioni da porre in essere. Quindi credo che sicuramente l'argomento sarà interessante, non credo che sia finalizzato la sola giornata di oggi, ma da oggi ci sarà un'evoluzione con altri step che daranno delle indicazioni ulteriori. Quindi al di là di quello che si sentirà oggi, credo che sia opportuno come indicazione fare degli abstract da poter consegnare anche alle amministrazioni, da poterne tenere conto, per non lasciare cadere nel vuoto quello che è oggi un appuntamento importante. Io vi chiedo scusa se mi porgo sul saluto e vi lascio lavorare, sono fiducioso sull'esito della indicazione degli altri, perché ho visto che ci sono state tante condizioni, e porgo un saluto ai presenti e un saluto particolare al presidente Zecchino, che vedo sempre con grandissimo piacere. Stati citati in precedenza dall'intervento del Presidente Santosusso, quindi invitiamo ad un breve saluto il consigliere Bruno Razza del Consiglio Nazionale dei Geometri per un contributo e naturalmente di idee e proposte rispetto alla giornata di studi di stamattina. Grazie. Io più che un breve saluto devo fare un breve intervento. Naturalmente vi porto il saluto del Consiglio Nazionale, ma poi che sarà anche il collega Ezio Piantedosi che lo fa sicuramente meglio di me. Io voglio solo sottolineare l'importanza di questa rete che oggi qui si inaugura e si attiva del 29 novembre. Si tratta di ricevitori per il sistema di visione di satellitare. È una cosa ormai che è diventata, diciamo, la normalità della tecnologia. Prima con il collega Angelini parlavamo di quando si misurava con la cordella metrica e i grandi topografi, come me, tra virgolette, misuravano con la stadia, no? Da chilometro e stadia, quindi si stimavano le misure. Oggi non si stima un bel niente, oggi siamo a precisioni stratosferiche che ci permettono di rilevare qualunque cosa, e questi sistemi non fanno altro che aiutare il nostro lavoro. E naturalmente sono dei sistemi, come anche diceva Santo Sposo prima, che servono a tante altre cose, servono qui per la questione della protezione civile, per la vulcanologia, per tante altre attività anche pubbliche, ma bisogna dire chi li fa queste cose, chi li fa? E io con orgoglio dico le fanno i geometri, perché queste sono cose che costano, sono delle spese significative e i soldi li mettono i geometri in tasca propria. Quindi si fa un bel dire, io certe volte mi arrabbio con alcuni dirigenti catastali che vantano che c'è questo, che c'è quello, ma chi lo fa in pratica? Lo fanno i geometri con le loro forze, con i soldi dei loro clienti e con l'impegno e il lavoro che i geometri stessi lo mettono. Si parla di mappe, scannerizzare le mappe di piante, tutti si vantano le amministrazioni pubbliche che hanno queste mappe scannerizzate, ma chi le fa? Le fate i geometri con i propri soldi. Quindi bisogna riconoscere l'importanza della figura professionale del geometra rispetto a queste tecnologie e soprattutto alla rappresentazione del territorio. Noi siamo deputati istituzionali, quasi per definizione, degli accatastamenti. Gli accatastamenti sono gli aggiornamenti della mappa catastale, e la mappa catastale è la cartografia ufficiale dello Stato. E siamo noi che la aggiorniamo continuamente, con i nostri frazionamenti, con le nostre produzioni di fabbricati in mappa, con la nostra ferrea e ferma volontà di garantire la corrispondenza tra edificato, accatastato ed assentito. Questo è il nostro scopo principale del nostro lavoro. Quindi noi con questo lavoro continuamente teniamo aggiornata la cartografia, ed è un lavoro che direi ha un'importanza sociale straordinaria, perché altrimenti dal pubblico non si può assolutamente né pretendere né sperare che faccia questo tipo di attività. Quindi noi facciamo tutta la nostra attività sempre meglio, cerchiamo di farlo in qualità. In ogni provincia d'Italia abbiamo istituito dei corsi e dei seminari, dei convegni, li facciamo continuamente, anche qui vengono fatte sul miglioramento della qualità del prodotto che noi forniamo.
e la rete di rilievo satellitare va in questa direzione, va per affinare la qualità delle misure che noi riportiamo nella banca dati pubblica. Quindi diventa importantissimo il ruolo sociale della figura del geometra in questo tipo di attività. Due piccole cose, siccome qui ci sono tanti colleghi geometri, sicuramente sono interessati all'attività catastale che io seguo per conto del Consiglio Nazionale. E il 1° ottobre si attiverà in tutta Italia la procedura per 010 per gli atti di aggiornamento del catastro dei terreni, questo in maniera facoltativa in tutte le province, e a partire dal 1° febbraio diventerà definitivo. Questo è un altro tassello straordinario, perché cosa permette? Il preso 10 permetterà finalmente l'approvazione automatica degli atti di aggiornamento, quindi viene eliminata ogni discrezionalità sia da una parte nostra del mondo libero professionale sia da parte dell'ufficio. Quindi se la procedura è ben fatta e corretta passerà ed entrerà nella banca dati, se non è ben fatta e corretta neanche non arriva. Quindi sicuramente è un grande passo in avanti, anche questo è un segno di civiltà, presentare i nostri atti, e non è un uomo con la prova, con le sue fisime, oggi non mi piace, oggi non mi va, tu mi senti pratico o meno, è una macchina che la prova a certificare che il lavoro è stato fatto di una grande qualità. Naturalmente è sempre all'ordine del giorno l'invio telematico delle pratiche, anche questo per eliminare ogni discrezionalità. Noi dal nostro studio facciamo le nostre pratiche e le mandiamo direttamente per via telematica, quindi anche questo è un momento di crescita ulteriore della nostra professionalità. Poi voglio dirvi due piccole cosette ancora, perché nasce poi lo spazio agli altri relatori che sono sicuramente più bravi di me. Ma per quanto riguarda il catasto dei fabbricati, si attiverà il DOFA 4, che è una novità per tutti, e questo entrerà in vigore in aprile. Nel frattempo anche lì ci sarà la possibilità, dal 1° ottobre ad aprile, di fare come entrambe le procedure, quella vigente oggi e quella nuova. Ma non è questo il problema. Il problema noi abbiamo invece sempre quello delle scadenze degli accatastamenti, che è una norma che per noi è una spada di Damocle che abbiamo sulle spalle ogni giorno. E purtroppo questo metodo delle scadenze io l'ho protestato dappertutto e spero che di riuscire anche ad ottenere un appoggio dalla politica, che purtroppo fino adesso non c'è stato, per eliminare questo metodo. È impossibile che ci diano delle scadenze per accatastare milioni di fabbricati. Quindi noi abbiamo un potenziale lavoro che in effetti non riusciamo a fare, perché siamo pressati dalle scadenze alle quali corrispondono poi delle sanzioni pecuniarie, da una parte. Dall'altra parte siamo pressati da queste pratiche che molto spesso sono difficili da fare, perché sono pratiche complesse, contorte, che hanno alla base qualcosa che non funziona, dati inesatti, imprecisioni, molto spesso fabbricati abusivi o quasi completamente abusivi, cose che non si riescono a mettere a posto difficilmente, cose quindi per le quali è impossibile pretendere che ci sia una scadenza di 30 giorni, 60 giorni, e quindi il cittadino, il nostro cliente, preferisce non fare nulla piuttosto che incorrere in queste sanzioni. Si parla di un numero innumerevole di fabbricati. Il direttore dell'agenzia del Manno, nelle sue conferenze, si illustra sempre che si tratta di 1,5 milioni di fabbricati. Io credo che sono molti di più, anzi moltissimi di più. Ed ho capito molto bene questo fatto, perché ne hanno trovati loro 800.000 solo fabbricati ex rurali in tutta Italia, mai censiti. Più 1,5 milioni che dicono loro. Però dico che ci sono perlomeno altri 2 milioni che troviamo noi ogni giorno sul nostro campo di battaglia, quando il nostro cliente ci chiama perché deve fare un piccolo ampliamento della casa o deve fare chissà cosa, noi stessi ci accorgiamo che l'accatastamento vigente non è corretto, quindi è necessario un intervento. Come se non bastasse, ci sono poi c'è il piano casa, perché volete o non il governo ha attivato questo piano casa e adesso tutte le regioni si adattano a questo. Si parla del 10% di tutte le unità immobiliari d'Italia che saranno toccate dal piano casa. In Italia ci sono 65 milioni di unità immobiliari, quindi 10%, si tratta di 6,5 milioni di fabbricati che andranno, sui quali si interverrà e che andranno accatastati.
Quindi insommate 6 milioni e mezzo, mettiamo che siano anche 5 milioni, sono già tantissimi. Sommate a questi 2 milioni, 3 milioni di questi, abbiamo 8 milioni di fabbricanti. L'agenzia che dovrebbe subentrare in surroga qualora questi fabbricati non venissero accatastati, ha fatto un piano di battaglia nel quale si dice che riuscirebbero a farne 1000 in un anno. Quindi facendone 1000 in un anno è come una goccia nel mare. Se parliamo di milioni di fabbricati, 1000 sono veramente pochi. Per cui assolutamente non si può pretendere che con queste norme delle scadenze si riesca a fare tutto questo. Bene, quindi adesso io ho detto tutto quello che volevo dire e ringrazio ancora una volta il Collegio di Avellino per questa magnifica iniziativa e per soprattutto per questo lavoro molto importante che avete fatto, ribadendo che è un impegno soprattutto per i giovani più giovani quello di poter lavorare con questo sistema satellitare, e quindi è un lavoro fatto per loro soprattutto, non certo per noi che abbiamo una certa età e che siamo ancora forse legati alla vecchia cordella metrica, no? Però questo non è il futuro, direi che è già oggi, e quindi oggi rilevare che un sistema satellitare è una cosa che si può fare benissimo, si può fare anche in ambito catastale, anzi si deve fare anche in ambito catastale, e tutto questo affina la qualità del nostro prodotto, e quando noi riusciamo ad affinare la qualità del nostro prodotto riusciamo a fare un prodotto che serve alla società e quindi fondamentale per perpetuare il ruolo del geometra in Italia. Grazie. Intanto salutiamo i geometri del domani, ragazzi delle classi quinte dell'Istituto Tecnico Geometrico. Sarà una lezione interessante questa di stamane. Un altro breve intervento da Ezio Piantedosi, consigliere nazionale appunto del Collegio di Geometri. Allora, buongiorno a tutti, io qui sono di casa, quindi dovrei sentirmi più a mio agio rispetto agli ospiti, però comprenderete che insomma vivere questo momento, un momento che è la sintesi, il traguardo di un lavoro che, come diceva l'amico Tomino Sancosusso, è iniziato nel 2002, è sempre emozionante. Emozionante perché si concretizza un pensiero, un qualcosa che sembrava più utopistico che praticabile, e cioè quello di riuscire ad avere una nostra rete provinciale satellitare, ma addirittura adesso grazie alla sinergia con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia anche una rete connessa ad un sistema che non si limita solamente al monitoraggio del territorio, ma rende fornisce la base per una serie di informazioni e quindi poi di interconnessioni che non hanno solo un interesse geografico, ma come diceva chi mi ha preceduto, hanno anche, sfociano anche nella materia ambientale, nella materia del monitoraggio sismico, ma anche in altri settori dove noi siamo convinti come categoria e ci sia il futuro del geometra. Non voglio ripetere quello che hanno detto coloro che mi hanno preceduto, però qui la proprio composta da colleghi giovani, colleghi meno giovani, esperti fotografi e studenti delle ultime classi dell'istituto. Allora, l'interesse a questa struttura, quindi a questa rete, è per tutti perché considerate che la nostra categoria, oltre ad avere un ruolo storico nel settore fotografico, nel momento in cui crea il presupposto, questo è il principio base, cardine che ci ha spinto a portare avanti questa iniziativa, nel momento in cui dicevo ha anche sia le strutture coordinamento, ma le strutture puntuali che poi saranno le singole strumentazioni, riesce ad avere una potenzialità professionale
che nasce sia da questo servizio che era doveroso fornisse chi deve guardare non solo all'ordinaria gestione della categoria ma anche al suo futuro, ma è un servizio anche al collega che vuole operare con professionalità, acquisire il potere contrattuale e quindi continuare in questa fretta di mercato delle professioni che è quella della tutela, della rilevazione, della valorizzazione e del monitoraggio del territorio. Per cui ai ragazzi che sono qui delle quinte dico guardate la scuola media superiore solo come un momento di transito verso altri traguardi, ma guardatelo anche come la base per creare un futuro professionale. La riforma scolastica non prevede più la definizione degli istituti che comprenda il geometra, il perito industriale e il perito agrario, però ha creato le basi per la formazione di un tecnico in edilizia, ambiente e territorio, e proprio nel territorio c'è il futuro di questa nostra professione. Per cui noi come categoria cerchiamo di creare un momento formativo volontario ed obbligatorio per preparare già gli iscritti, ma abbiamo voluto invitare qua anche per dirvi guardate che essere geometri, fare il geometra può essere comunque fare una professione gratificante, bella, affascinante, a contatto con la natura, ma che fornisce anche un servizio sociale importante. E con questo messaggio vi voglio salutare. Ringrazio il Presidente Santosusso, i colleghi del Consiglio che li vedo periodicamente, non più quotidianamente, ma sempre con affetto, e tutti i colleghi iscritti al Collegio e ovviamente i nostri ospiti, a cominciare da colui che ha creato il viatico per arrivare a questi momenti, a colui che ha creduto quando aveva ruolo apicale nella nostra categoria e che è arrivato da poco, e saluto con piacere perché non l'ho potuto fare il Presidente Santosusso, ed è una persona che anche se non più giovanissimo ha creato i presupposti per dare un futuro con la formazione obbligatoria a tutta la nostra categoria. Quindi un saluto al collega Guido Mostella e a tutti voi. Grazie. Un altro breve intervento prima di entrare nel vivo del nostro confronto, chiamo ad intervenire Diego Borghi. Salve, buongiorno. Io sarò veramente breve in modo da lasciare spazio al vivo del seminario, del convegno che stiamo oggi qua ad affrontare. La mia presenza qua vuole essere un saluto da parte di tutto il Consiglio della Cassa al Consiglio Direttivo del Collegio di Avellino, a tutti voi, proprio per testimonianza dell'attenzione che la Cassa sta ponendo verso la formazione, verso le innovazioni. Attenzione che noi stiamo sempre di più incentivando tramite i collegi. Infatti non so se il consigliere nazionale dopo vorrà accennare, è proprio giovedì scorso abbiamo firmato un accordo tra l'ANCITA e il Consiglio nazionale e Cassa che prevede l'inoltro telematico delle pratiche edilizie verso i comuni, quindi che va poi a chiudere il discorso anche dell'invio telematico delle pratiche catastali, perché noi oggi consegniamo e depositiamo un tipo di frazionamento al catasto in via telematica e dopo siamo costretti al limite a fare 70 km per andare a depositare il frazionamento al comune. Con questa convenzione noi chiuderemo anche quel cerchio in questo senso, questo proprio per agevolare e per venire incontro alla professione. Partirà innanzitutto con il piano casa. La convenzione che noi abbiamo fatto prevede a breve la possibilità di istituire tutte le pratiche inerenti al piano casa verso i comuni. La Cassa ci ha creduto intensamente in questa attività, infatti è stata di una forte spalla al Consiglio nazionale in questo senso. Noi come Cassa stiamo incentivando tutte queste attività per un geometra del futuro, infatti
tra le attività che sono in essere è anche quella di finanziare l'acquisto di strumentazioni e di quant'altro possa servire per la vita del professionista anche ai giovani, cosa, attenzione particolare ai giovani dove iniziano un'attività, a volte non hanno fondi e non hanno nemmeno le garanzie per poter accedere a dei finanziamenti. Noi anche in quello abbiamo stretto una convenzione con la Banca Popolare di Sondrio dove darà accesso ai giovani a questi finanziamenti a tassi veramente ridicoli, parliamo di tassi, però questa è proprio una primizia, la stiamo studiando, non è ancora partita ma ci stiamo lavorando molto. A breve faremo anche una serie di software che noi metteremo a disposizione sul nostro sito per tutti i professionisti geometri, però purtroppo solo per i geometri iscritti alla cassa, perché avranno accesso solo coloro iscritti alla cassa col password di matricola. E quindi con questa serie di software vedremo ancora incontro in tutte le esigenze di tutti noi professionisti. Io non voglio rubare molto tempo, volevo solo fare un saluto, vi volevo dare queste piccole informazioni che poi sicuramente il vostro presidente, quando saranno concretizzate, vi mostrerà. Volevo ringraziare il Collegio di Avellino per l'organizzazione e volevo fargli veramente i complimenti, perché il Collegio di Avellino, non perché Tonino è un amico, Ezio Cantedosi è un amico, ci lavoriamo ottimamente in campo regionale, ma non per questo, ma gli devo dare merito che veramente è uno dei collegi in Italia che si attiva molto nella formazione, nei convegni, nei seminari, molto attento all'innovazione. Oggi questa è una dimostrazione di tutto questo. Un saluto. Intanto oggi siamo onorati di avere al nostro tavolo un politico come Ortensio Zecchino, che negli ultimi tempi si è ritagliato per la verità più un ruolo da studioso, un politico che vale la pena sottolineare è uno dei pochi che ha posto l'idea prima del potere, il potere che quando si è diventato da ministro dell'università e della ricerca scientifica l'ha fatto per una ideologia. È un politico che poi si è speso per questa provincia e si deve al suo impegno, se a Grottaniata c'è una sede dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia. Quindi prego professore Zecchino per il suo intervento e chiaramente ci preme a sottolineare come la politica può essere. Caro direttore, io la ringrazio molto di questa affettuosa presentazione, come sempre. Eccede in sottolineature di qualche opera o di qualche azione compiuta. Io voglio ringraziare il Presidente Santosusso per questo invito e tutti voi iscritti al Collegio dei Geometri, non soltanto per il piacere di essere con voi, ma per esprimere una grande soddisfazione per ciò di cui si discute e per ciò che si è realizzato da parte dell'Ordine Provinciale di Avellino. Ci sono due profili che a mio giudizio sono di straordinaria importanza. Uno è un profilo, vorrei dire, socioculturale. In un momento in cui il dibattito pubblico ruota intorno a banalità o forse anche a volgarità, mettere al centro dell'attenzione temi veri significa dare un grande contributo generale a non affossarci tutti nelle banalità, appunto, nelle volgarità. Ma io voglio sottolineare anche un aspetto politicamente di grande rilievo: il fatto che un organismo come il Collegio dei Geometri, come il Consiglio Direttivo, si ponga il problema di realizzare un servizio di grande interesse sociale, in un certo senso in supplenza dei poteri pubblici. Voi avrete sentito tante volte parlare del principio di sussidiarietà, è un principio che viene evocato in tutte le sedi, molto spesso impropriamente. Questo è un grande esempio di sussidiarietà. Che significa? Significa che non tutto può sempre fare lo Stato
e che ciascuno di noi deve in qualche modo contribuire al bene sociale, al bene pubblico, nella misura in cui può. Voi, geometri di Avellino, credo primi in Italia, realizzate insieme un grande esperimento tecnologico, ma realizzate anche un grande esempio di, come dire, di impegno politico, nel senso meno banale dell'espressione, perché questo che voi realizzate è un grande servizio per l'intera comunità, e questo significa far politica. Noi abbiamo un po' smarrito questo concetto che la politica deve essere momento di servizio e di realizzazione con tutto ciò che naturalmente la politica ha in sé, di positivo e negativo, ma insomma ci sembra talora che vengano esaltati soltanto gli aspetti più deteriori. Quindi una doppia ragione per complimentarmi con voi, ma voglio aggiungere che tutto questo poi capita in una provincia come la nostra, che a noi, insomma, il tema di ambiente, di territorio, è una provincia che deve sapersi tenere sempre alto il senso di vigilanza. Noi abbiamo, sia sul versante sismico, siamo provincia segnata con i colori più accesi, dottoressa Baggi, credo che il colore rosso esprima il grado di massima pericolosità, insomma. Noi siamo in quest'area, viviamo in un tempo in cui ci sentiamo tutti quanti un po' allertati per quello che avviene in Italia. Insomma, è inutile fare sottolineature. E noi ci sentiamo, come è giusto che dobbiamo sempre sentirci, sempre allerta. E allora tutto questo deve richiamare l'opinione pubblica. Voi, geometri, siete in un certo senso gravati da molte responsabilità. Conoscere il territorio, penetrandolo con queste tecnologie che ci consentono, vi consentono in un certo senso di radiografare tutto quello che c'è. Questo è utile, come è stato sottolineato dal Presidente Santosuosso, anche per ragioni, per momenti di servizio, parliamo rete, grandi reti di servizi idrici, fognari e altro. Ma questo ci serve anche per capire un po' meglio in quale contesto noi siamo calati, quali rischi corriamo. Vedete, voi lo sapete, noi abbiamo avuto in Irpinia, insomma, qui ci sono molti giovanissimi che non hanno memoria, ma questo è un fatto molto grave. Noi dovremmo mantenere, senza allarmismi, dovremmo mantenere sempre vigile la memoria su quello che è stato e su quello che potrà essere, perché è così, la storia ce lo insegna. Se noi guardiamo, non sono eventi che si realizzano una volta e poi tutto finisce. Noi sappiamo che bisogna convivere, e quindi bisogna tenere alta la tensione, alta l'attenzione, alta la cultura della prevenzione. E questo non si fa. Passata la paura, io ho vissuto il terremoto del 1962, che colpì in particolare l'Arianese, poi quello del 1980, e vi devo dire che è straordinario come la memoria di quei momenti terribili di paura svanisca dopo un poco, e le costruzioni riprendono nelle modalità che non sono sempre le più confacenti ai rischi che noi sappiamo di dover correre. E allora tener vigile l'attenzione, io credo che sia una cosa molto importante. Il direttore Merino ha voluto ricordare che nel tempo in cui ho avuto la responsabilità della ricerca scientifica, io effettivamente ho voluto due cose. Ho voluto realizzare in Italia un istituto unico. Questa è la nostra volontà o vocazione a tenere sempre orticelli, perché così ci sono tanti piccoli reucci. Io mi battetti molto, e devo dire probabilmente per questa sensibilità che io ho acquisito vivendo in questa terra, la sensibilità ai temi del territorio, della sismicità. E guardate bene che noi, oltre alla sismicità, abbiamo anche grandi problemi dal punto di vista geologico, dalla terribile frana di Montacuto, che insomma alle condizioni geologicamente sempre difficili dell'Altepino, parlo di Bisaccia, parlo di Calitri. Quindi noi abbiamo una realtà che sia dal punto di vista sismico che dal punto di vista geologico è una realtà molto difficile, molto problematica.
E quindi in funzione probabilmente di questa spinta che mi è derivato da essere calato in questa realtà della provincia, io voglio fortemente realizzare l'istituto unico, eliminando, ci fu una guerra terribile, perché insomma l'osservatorio vesuviano non voleva insomma perdere la sua autonomia, allora delegazioni, cioè, il CNR che aveva tre istituti, l'istituto che si occupa di sismica a Milano, l'istituto che si occupa di geofisica a Palermo, l'istituto di Catania che si occupava di vulcanologia, e poi c'era appunto l'Istituto Nazionale di Geofisica e poi c'era l'Osservatorio Vesuviano. Metterli insieme in un unico ente, che significava insomma eliminare quattro management, diciamo così, quattro presidenze, cinque, fu un'impresa non facile, però con grande determinazione il risultato fu acquisito. Io credo che questo sia un grande vanto oggi per l'Italia, consentitemi di sottolinearlo senza alcuna vanagloria, perché noi, proprio noi, paese Italia, abbiamo detto l'Irpinia, ma il discorso che noi facciamo con l'Irpinia si estende per tutto il nostro paese, perché il nostro paese è bellissimo, il bel paese che ha le cose più belle, però è anche il paese più martoriato dal punto di vista della sismicità, dal punto di vista dei rischi geologici. Aver realizzato quindi un'unica struttura, io credo che sia stato un grande fatto positivo per il paese. I risultati credo sono ampiamente soddisfacenti. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia è una perla nel panorama internazionale della ricerca sui temi appunto della geologia e della vulcanologia e della sismologia. E naturalmente però, fatto questo, io volevo fare anche un passaggio che naturalmente poteva anche ritorcersi in termini di accusa campanilistica. Volli che si realizzasse anche una presenza nella nostra provincia. Devo dire la verità che a Milano ci sia un centro di ricerca sismica, Milano ha tutto, tranne il terremoto per sua fortuna. E non si capisce perché proprio a Milano dovesse esserci un centro di ricerca sismologica. Mi pareva più giusto che ci fosse, almeno anche, senza sopprimere ciò che esisteva, sempre più anche qui. E quindi anche la realizzazione di questo centro poi in Irpinia è stata motivo di molte polemiche. Abbiamo trovato alla fine un punto di convergenza in Grotta Minarda, che credo sia appunto uno snodo di facile congiunzione delle tante parti di Irpinia. E quindi questo mi sembra che adesso sia che ci sia una sinergia tra queste meritorie iniziative dell'Ordine dei Geometri, che io ho capito insomma ci rimette un po' di soldini a vantaggio dell'intera comunità, e questo deve farvi avere l'apprezzamento di tutta l'intera la popolazione, che si realizzi la sinergia tra il Collegio dei Geometri, tra l'Ordine dei Geometri, insomma tra l'organismo che vi rappresenta e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Mi sembra veramente un esempio di grande, anche questo di grande rilievo da sottolineare, un istituto pubblico deputato a questa funzione e un organismo che è l'insieme, è l'organismo rappresentativo di una categoria professionale che fanno insieme, convergono verso questo obiettivo. Io credo che insomma ci siano molte ragioni per esprimere grande soddisfazione e per sottolineare ancora che noi tutti dobbiamo insistere molto su questo discorso della convivenza. Vedete, il Giappone è martoriato molto più di noi dal punto di vista sismico, e però ormai le morti in Giappone, se ci sono, si contano su eventi, su una mano, insomma non sentiamo mai. Perché lì si è realizzata una vera cultura. Dicevamo con il dottore Selvaggi, facendo due chiacchiere prima, che in Italia noi abbiamo il problema di un più forte senso della conservazione. Vedete adesso il discorso che si svolge all'Aquila, la conservazione del centro storico. Noi abbiamo depositi di storia nelle nostre comunità e anche nelle nostre strutture edilizie, e quindi insomma come conciliare questa necessità e questo sentimento, che forse in noi è più forte
che in altre realtà, con la sicurezza, lì in Giappone hanno fatto piazza pulita, tutto sempre nuovo, ricostruiscono in continuo, insomma, l'aggiornamento delle tipologie edilizie lì è continuo, però con questo hanno garantito, hanno garantito la sicurezza, noi dovremmo cercare di mediare tra il problema della sicurezza e il problema della conservazione, cosa che non sempre facciamo. Insistiamo quindi, ci sono i giovani studenti, insistiamo molto su questa strada della cultura. Se posso dire una piccola sottolineatura, come alcuni sanno, io adesso tra le altre cose presiedo un istituto di ricerche genetiche. Io ho voluto realizzare lì un piccolo museo di storia della vita e della terra, e lo abbiamo realizzato questo museo anche qui in una convenzione con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Vedete che importanza ha avere un istituto radicato nel nostro territorio. Voi geometri fate la convenzione per questo, noi abbiamo fatto la convenzione per realizzare questo museo che vuole rappresentare la storia della terra e far capire e rendere più forte la cultura della terra. La cultura della terra significa la cultura del nostro ambiente. Per fortuna viviamo in un momento in cui anche sul piano internazionale, vedete, Barack Obama ha aperto nuove prospettive in termini di attenzione all'ambiente, ma questo deve appartenere ormai alla cultura di tutti. Allora anche una piccola istituzione come quel museo, dico ai giovani, può essere una occasione per avvicinarsi e per, come dire, interiorizzare questa cultura dell'ambiente e del territorio, che io credo sia fondamentale per la nostra sopravvivenza e per le prospettive anche di sviluppo della nostra realtà. Complimenti ancora, Presidente Santosciusso, e complimenti a voi tutti. Grazie, signor di problemi della gente. Salutiamo intanto l'assessore alla riqualificazione del comune di Avellino, Antonio Genovese, che tra l'altro qui è praticato. Grazie per la presenza. Intanto entriamo nel vivo del nostro dibattito. Anche un saluto al presidente del Benevento, che è entrato